Nel 55esimo anniversario dell'insurrezione di Lhasa, l'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale ha organizzato a Palazzo Lascaris il convegno Il fuoco dimenticato, le autoimmolazioni in Tibet. La vicenda del Tibet rischia di passare, nonostante la sua drammaticità, sotto silenzio. Abbiamo quindi, come Associazione per il Tibet e i diritti umani, invitato una grande esperta, la professoressa Gianotti, che ci parlerà specificamente della situazione drammatica delle autoimmolazioni. Un grido di dolore al mondo, un appello che non possiamo non raccogliere. Si tratta di un evento particolarmente tragico. Non si tratta di un suicidio, quindi di un atto patologico, come forse molti preferirebbero credere, ma si tratta di un vero e proprio sacrificio a protezione della dottrina del Buddha, i cui insegnamenti sono oggi in grave pericolo in Tibet, così come l'esistenza dello stesso popolo tibetano. Chiedono la fine della loro sofferenza, chiedono il ritorno del Dalai Lama,